Bentrovati, un nuovo appuntamento con STEP, il nostro format di approfondimento economico con Confindustria Toscana Sud, puntata densa, tantissimi temi, tantissimi ospiti. E io passo allora subito a salutare il primo, anzi mi accompagnerà per tutta la puntata, sarà qui con me negli studi, il dottor Alessandro Parisi di CTQ, bentornato perché è un bentornato qua in questi studi per te. Grazie Virginia, è sempre un grande piacere essere qui con voi e grazie ovviamente e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con Alessandro parleremo di un evento che si terrà sabato prossimo, e un evento anche in questo caso dai molteplici significati, il mondo dei giovani, la formazione, ma non solo. Prima di far questo e però di entrare quindi nell'attualità, nel racconto di cosa verrà sabato al Politeama, fra poco ci colleghiamo con uno dei primi imprenditori che andremo a sentire, la dottoressa Cristina Squarcialupi di 1AR, un'azienda ovviamente non ha bisogno di presentazioni, importantissima nel settore del mondo dell'oro. La dottoressa Squarcialupi guida anche l'azienda Chimet, che è un'azienda che si occupa di chimica. Con lei faremo un po' una panoramica, come facciamo sempre con gli imprenditori, sul loro settore. C'è questa ripresa, sì, no, come sono andati gli ultimi mesi, quali sono le problematiche in corso. Nell'ultima puntata abbiamo sottolineato delle urgenze che ribadiamo, quello del caro prezzi, quello della difficoltà di trovare manodopera, la tematica ovviamente del Green Pass, che è una tematica dibattuta ovviamente anche a livello nazionale, quindi delle problematiche trasversali che riguardano diversi settori. Vedremo nel mondo dell'oro qual è l'oggi e qual è anche la prospettiva per i prossimi mesi. Allora, vedo dalla regia mi fanno cenni, dovrebbe essere collegata. Sì, allora abbiamo la dottoressa Squarcialupi con noi, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Allora, facciamo un po' il punto del settore del mondo dell'oro, come sono stati gli ultimi mesi, questa ripartenza c'è, non c'è, ci fa un po' un quadro generale, dottoressa? Assolutamente, un po' come tutti i settori, anche l'oreficeria ha ripreso molto bene e primo semestre è stato appunto di grande ripresa, parliamo anche insomma, di dati abbastanza alti, si parla anche di un più 30%, addirittura qualcuno anche sul 2019 ha questi valori, e non soltanto sul 2020 che è stato sicuramente un anno anomalo. E prevediamo un ulteriore aumento per la fine, un ulteriore incremento per la fine dell'anno, dovuto anche alla spinta degli ordinativi ricevuti alla fiera di Vicenza, che diciamo, è cominciata in sordina ma è finita con un gran concerto, perché insomma, chi era alla fiera ha sicuramente incontrato dei buyer interessati al nostro settore, e quindi abbiamo avuto una forte spinta anche appunto all'aver partecipato a questa fiera. I mercati, per quanto riguarda i mercati, ci sono alcuni che sono sicuramente in forte ripresa, si parla soprattutto degli Stati Uniti e di parte dell'Europa, mentre invece ancora l'estremo oriente stenta a ripartire, sicuramente per motivi sia pandemici che anche politici, in modo particolare Hong Kong, che ha perso un po' era un hub e anche un mercato di riferimento, sta perdendo questo controllo, ecco, diciamo, in quella parte del mondo. Riguarda invece la manodopera, alcuni suoi colleghi imprenditori in altri settori hanno lanciato questo grido d'allarme nella difficoltà di trovare manodopera. Nel suo settore com'è la situazione? Anche nel nostro settore c'è una grande crisi. Noi parliamo infatti a volte di crisi di offerta, non di domanda, no? In questo momento. E la crisi di offerta è dovuta sicuramente a vari fattori, uno dei quali è senz'altro anche
il difficile reperimento della manodopera, dovuto sicuramente anche qui a vari fattori. Diciamo che il nostro settore non ha brillato negli ultimi anni e senz'altro ha allontanato anche i giovani, no? da questo tipo di lavoro, e quindi ora che invece è in grande ripresa. Si parla appunto di, insomma, forse 30 anni fa, ecco, c'erano degli ordinativi di questo genere, e facciamo fatica a trovare dei lavoratori, anche noi, sì. Istituzioni, come dovrebbe muoversi? Non ho capito. Dico, il mondo delle istituzioni che ruolo può avere di aiuto su questo mismatch? Le aziende vedono un momento di crescita, hanno bisogno di manodopera, non trovano manodopera. Dunque, sicuramente puntare su una formazione un pochino più qualificante, e è molto importante che sia anche focalizzata al settore. È un settore di nicchia, perché bene o male sì, è soltanto, diciamo, in tre grandi zone della penisola, non è trasversale a tanti altri, però abbiamo bisogno di manodopera sempre più specializzata, anche perché ormai anche nel nostro campo quello che è il fattore trainante è l'alta qualità e l'alta affidabilità, e quindi è fondamentale che questi ragazzi escano dalle scuole con un'alta specializzazione. A maggior ragione nei tempi in cui viviamo, però mi sembra di capire dalle sue parole che la prospettiva per i prossimi mesi è comunque positiva, di crescita. Crede che questo trend durerà? Sì, sì, senz'altro i prossimi mesi, senz'altro il prossimo anno. Non si capisce molto bene a che cosa è dovuto questo, a cosa sia dovuto questo rimbalzo. Cioè, diciamo, la crisi dell'offerta si sa da dove viene, questo grande aumento di domanda ancora non è stato ben compreso, no? Mi viene da dire, se è dovuto appunto a questo fermo della pandemia, che poi ha spostato le scelte del compratore su altri settori. Appunto, si dice, la gente non viaggia, quindi magari compra beni di lusso, o se è dovuto a altri fattori. Dottoressa, io intanto la ringrazio, ovviamente un saluto a lei e a tutto lo staff della UNAR, e torneremo a sentirci e spero anche a vederci presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero a Cristina Squarcialupi, guida della UNAR. Tanti spunti, Alessandro, di queste tematiche ovviamente te con CTQ ti occupi tutti i giorni, aiuti le aziende tutti i giorni. E qui si tocca un tema nevralgico, l'abbiamo detto in apertura, iniziando a raccontare l'evento di sabato al Politeama, di cui adesso ti chiedo un po' di specifiche. Il nodo centrale è la formazione, è il rapporto giovani, la loro formazione, le necessità delle aziende, a maggior ragione in un momento in cui si apre, ci auguriamo, come succede sempre nei cicli economici, una fase adesso di crescita, le aziende ci dicono non troviamo persone. Sì, la testimonianza è stata veramente calzante sul tema generale e più caldo del momento. Questo fenomeno della pandemia ha accentuato ancora di più il divario fra la domanda e l'offerta delle competenze e delle professionalità, perché poi fondamentalmente il nostro grande problema che ci trasciniamo da anni, ma che adesso è esploso in una gravità che le aziende sentono sulla loro pelle tutti i giorni, è proprio questo disallineamento fra le competenze che hanno le persone che cercano lavoro e invece i ruoli, le qualifiche, le professionalità che cercano le aziende. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare su questo gap. È un lavoro molto molto complesso, che richiede tempi molto lunghi, perché esistono ancora le cause che creano questo divario, non sono state rimosse,
e quindi si deve andare a intervenire a valle. Intervenire a valle è sempre più impegnativo, è sempre più costoso, richiede molto più sforzo. Noi lavoriamo su settori diversi, nella formazione dei giovani per settore alimentare, farmaceutico, cosmetico, però l'obiettivo che ci siamo posti quasi 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a lanciare questo master per i neolaureati, era proprio questo, allineare meglio domanda e offerta di lavoro. E i risultati ci sono, però nel frattempo il mondo sta cambiando ancora più velocemente, la velocità di cambiamento è in crescita e quindi siamo costretti un po' sempre a rincorrere, perché, come ti dicevo, il problema sta nel come noi concepiamo la scuola ancora, come concepiamo la preparazione, come la preparazione dei giovani, come soprattutto gli diamo quell'insieme di competenze che non sono solo quelle tecniche, che dovrebbero servire a essere preparati tutto lungo per tutto il corso della vita lavorativa, non solo per il primo momento di inserimento, diciamo di prima professionalizzazione. Questo poteva valere 30, 40, 50 anni fa, non vale più oggi, dove le competenze del mondo industriale, e non solo, sappiamo, cambiano molto rapidamente. A proposito di questo, ci puoi dare un po' di anteprima dell'evento di sabato, che ricordo si terrà al Politeama, un evento a numero chiuso, ma verrà effettuata una registrazione che sarà poi trasmessa proprio da questa emittente, quindi vi comunicheremo poi ovviamente gli orari di messa in onda, e poi invece coloro che parteciperanno avranno una diretta streaming in un circuito chiuso proprio per il live dell'evento di sabato. Politeama, una scelta non a caso, si torna in presenza, quindi già questa è una bella emozione. Quali saranno gli ospiti e i temi, Alessandro? Senti, abbiamo dovuto saltare un'edizione, è un evento che organizziamo tutti gli anni, ma quest'anno abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella, un po' il livello, proprio perché dovevamo recuperare un'annualità. E il tema, il focus sarà l'industria 4.0 e le competenze delle persone. Tutte le aziende hanno usufruito, per fortuna, di questa grande opportunità negli ultimi 4 anni. Molte l'hanno interpretata soltanto come un'opportunità per, come dire, sostituire vecchi macchinari con nuovi più aggiornati, però indietro in realtà c'è molto di più, c'è un cambiamento del paradigma dell'organizzazione del lavoro, e questa è una cosa di cui si parla troppo poco e stiamo perdendo un'opportunità. Come al solito siamo un po' in ritardo, non è soltanto questione di aspettare che la tecnologia sostituisca il lavoro dell'uomo, che è un evento futuro e tra l'altro sempre accaduto nella storia delle varie rivoluzioni industriali, certi tipi di lavori. Altrimenti, ecco, se non ne parliamo rischiamo di avere gli effetti negativi, che potrebbero essere questi, e non invece tutti quelli positivi che in primis sono il cambiamento delle competenze, del modo di lavorare delle persone. Guarda, cito un brevissimo aneddoto storico che penso renda l'idea. A metà dell'Ottocento, quando ci fu il passaggio fra la prima e la seconda rivoluzione industriale, il cambiamento del paradigma fu una macchina, una caldaia, tante macchine alimentate tutte con l'energia elettrica. Passaggio dal carbone o dalla legna all'energia elettrica fu un cambiamento epocale, che richiese tra l'altro 20 anni di lavoro per adeguare le competenze delle persone. Ma io credo che nessuno oggi si lamenti del fatto che non sta più a spalare carbone davanti a una caldaia. Quindi il fatto che non si facciano più certe cose di per sé non solo non è un danno, ma può essere una grandissima opportunità. La qualità del lavoro di chi lavora in fabbrica e non soltanto, anche negli uffici, è cresciuta in modo enorme. Il problema è velocizzare il processo di adeguamento delle competenze delle persone, perché le persone sono sempre al centro. Non possiamo pensare che la tecnologia sia più importante delle persone.
senza le competenze la tecnologia è inutile, addirittura potrebbe essere dannosa. Dannosa. Torneremo su questi punti. Allora, per noi adesso un piccolo break pubblicitario, rimanete con noi, al rientro ci colleghiamo a Roma col Sole 24 Ore, tutte le ultime notizie sull'economia nazionale, poi torneremo con Alessandro Parisi sui temi della formazione, poi ovviamente spazio ancora a tante voci al mondo dell'imprenditoria, fra poco. Eccoci rientrati con Step Economia e Territori, apriamo la nostra pagina dedicata all'approfondimento nazionale, vediamo i titoli principali in questo momento per l'ANSA, la notizia più rilevante riguarda l'obiettivo scuola al 100%, in presenza e a rischio l'allarme del GIMB. Continuiamo, vediamo a centro pagina, muore a 27 anni in ospedale a Savona dopo aver partorito. Nel 2020 deficit PIL al 9,6%, il fatturato cresce a luglio più 0,9%, confermato il meno 8,9% del PIL 2020. Crollano gli investimenti. Poi Green Pass bis alla Camera, in corso il dibattito finale. Senza il pass via lo stipendio, ma salta la sospensione. Allora, già tanti spunti, collegato con noi da Roma Carlo Marroni, leggeremo poi anche i titoli del tuo giornale. Carlo, intanto ben trovato. Grazie Virginia, un buongiorno a tutti. Allora, partiamo dai dati economici, quelli riguardanti il PIL. È una fotografia ovviamente complessa, di un momento complesso, Carlo, tanto è inutile girarci intorno. Ci fai un po' una panoramica? Allora, i dati che ha rivelato questa mattina sono conti nazionali del 2020, quelli definitivi, perché poi questi dati sono senza del tempo ad assestarci. Il sistema di rilevazione dell'Istat è molto lungo, complesso e è stato confermato almeno 8,9 dell'anno scorso, del PIL al 9,6. È chiaro che il 2020 è stato un anno terribile, straordinariamente diciamo così, tragico sotto alcuni aspetti, non solo sanitari ma anche economici. I dati ultimi, quelli che stanno emergendo in questi ultimi 15 giorni, sono ormai consolidati intorno a una crescita del 2021 del 6%. Quello che ci siamo detti anche in una scorsa trasmissione, Virginia, c'era il presidente di Confindustria Siena, è che questa crescita è un rimbalzo in una buona parte. Significa appunto il rimbalzo è un effetto dell'eccessiva caduta precedente. Questi dati si devono consolidare. Infatti il trimestre in corso, il terzo trimestre 2021, sarà quello in cui ci sarà un bel segnale di capire come si sta consolidando questa ripresa, che ovviamente c'è perché i servizi sono aperti, i servizi che sono appunto ristoranti, bar, alberghi in parte, non molto, ma insomma il turismo è un po' ripartito, quindi diciamo c'è una ripresa, anche la produzione industriale. Si va a consolidare la seconda parte dell'anno, con le variabili che sappiamo che sono da una parte quelle internazionali, e cioè la ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, una difficoltà di reperimento delle materie prime, specialmente delle materie anche semilavorate nella Cina, invece che da quelle catene sono interrotte. E poi la famosa variante Delta, che per quanto riguarda l'Italia, grazie a Dio, è instabile, almeno al momento. Siamo su un plateau, come si dice, però in alcune parti del mondo non è per niente il plateau, negli Stati Uniti, anche in Gran Bretagna, è in forte ripresa. Quindi ci sono delle variabili ancora che pendono. Dati che pendono. Un tema che noi avevamo toccato l'ultima volta riguarda i progressi o meno nell'ambito del Recovery Fund. Quali sono un po' secondo te gli avvisi che state captando da Roma? Come sta procedendo questa macchina con scadenze, sappiamo, molto perentorie? Allora, ci sono due scadenze importanti a cui diciamo il recovery è legato, cioè l'approvazione delle riforme. La gran parte delle riforme è stata rinviata ora a breve, giustizia, fisco, concorrenza, che dovevano essere, si diceva, realizzate entro luglio. Questa era un po'
la scadenza data anche del piano, questa non è stata realizzata neanche una, sono abbastanza avanti. È ovvio che l'Europa intesa come Bruxelles, la Commissione Europea, è elastica in queste situazioni, nel senso, quando un paese si avvia non ci sono delle scadenze, diciamo, in qualche modo burocratiche, sono scadenze politiche. E questa è la prima parte. Dall'altra ci sono molte questioni che sono, diciamo così, ancora in ballo. Uno, per esempio, è che tutta la parte infrastrutturale, cantieri, eccetera, quella sta andando un po' a rilento perché una serie di questioni, diciamo, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di alcuni progetti, sono un po' più lente, quindi, diciamo, però sta procedendo senza, diciamo così, ecco, però particolari frecciate in avanti. È arrivato il primo assegno, 25 miliardi, che a luglio, se ci ricordiamo, e questo è l'inizio del... Però ecco, diciamo così, per esempio è uscito un sondaggio, chiudo su questo, credo ieri, dove si diceva che molti imprenditori, addirittura è stato un sondaggio di un osservatorio, non conosce il 30% cosa c'è nel PNRR. Quindi è anche, diciamo, una difficoltà generale di assorbimento di questo progetto, che ci vorrà un po' del tempo anche per farlo partire. Anche da questo punto di vista. Carlo, non posso non farti una domanda su la città dove vivi, la capitale, Roma. Hanno iniziato a girare, sono stati riportati anche da alcuni giornali i video della flotta di cinghiali che cammina in mezzo alle persone in una via del centro. Questo è un'immagine un po' della situazione che vive la città, che tra l'altro fra poco sarà chiamata al voto per scegliere il suo nuovo primo cittadino. Allora, la storia dei cinghiali di ieri, sì, in effetti è... Perché finora erano dei cinghiali sparsi che giravano in dei parcheggi, questa è la zona trionfale, è una zona, quella, diciamo, verso Monte Mario, che confina con aree verdi molto grandi. Non erano arrivati proprio in via del Corso, ma insomma, però arriveranno, con un po' di pazienza. E sì, quindi siamo, diciamo, una città che da questo punto di vista, come da altri, è totalmente fuori controllo, allo sbando completo, un po' per l'amministrazione attuale, un po' perché in questo momento sotto l'amministrazione Raggi è concentrata nel realizzare male alcuni lavori che erano rimasti indietro. Quindi la città è costellata di cantieri che naturalmente lavorano, insomma, così un po' a rilento, mettendo questi San Pietrini dove erano scasciati. Però naturalmente quindi questo crea un caos sul traffico che non vi sto neanche a dire, che ha coinciso con l'inizio della scuola. Quindi da questo punto di vista, insomma, diciamo, non è proprio il massimo, e poi non c'è nessuna stanziamento, insomma, in Italia. Il tema elezioni è importante, evidentemente. I sondaggi li avete letti o li stiamo leggendo, sono che si potrebbe andare verso un sondaggio, un ballottaggio tra Michetti, che è il candidato della destra, e Gualtieri, che è PD centrosinistra, però con Calenda, che è molto visibile, ma con una quota di voti, insomma, che non dovrebbe superare il 15%. Questa è la situazione, diciamo, attuale, in un quadro che non tiene conto, questo è interessante, minimamente del quadro nazionale, nel senso che PD e 5 Stelle a Roma si fanno, come dire, le campagne elettorali contro, ma a mezzo chilometro sono al governo insieme. E questo è accaduto in parte in passato, ma così clamorosamente, difatti non è violentissima la campagna elettorale dal punto di vista personale, perché anche si deve tener conto anche un po' di questo. Pensiamo che Gualtieri è stato, il candidato del PD, è stato al governo per un anno e mezzo con un presidente del Consiglio che ora è il leader dei 5 Stelle. Quindi, diciamo, e credo sia anche un po' imbarazzato ad attaccare la Raggi. Ecco, questo però questo fa parte un po' della politica del detto e non detto. Un po' ormai tutto è possibile, insomma, ci stiamo, ahimè, purtroppo abituando a questo. Un'ultima domanda e poi ti libero. Torniamo agli Stati Uniti. Fanno molto male quelle immagini che sono girate pochi giorni fa, che sembrano delle immagini di cinema di Far West, cioè guardie a cavallo che frustano le persone. Siamo nel 2021 e questo è avvenuto negli Stati Uniti, Carlo. Quando ci siamo, anche questo ce lo siamo detti in altre occasioni, cioè il fatto che ci sia un democratico alla Casa Bianca
non cambia la politica degli stati singoli, in questo caso il Texas, dove diciamo questa politica muscolare da cowboy e anti-immigrati è molto sentita, uno stato insomma di ultradestra repubblicano, ma al di là di questo gli Stati Uniti non è che se c'è un democratico a Casa Bianca diventano pacifisti in automatico e non fanno più guerre è ovvio che quello è il paese. Quindi poi questi sono casi singoli specifici che ci auguriamo non siano diciamo la norma, però che una politica, ripeto, muscolare al confine sud tra appunto gli Stati del Sud e il Messico c'è sempre stata molto una tensione diciamo anche violenta all'immigrazione clandestina, diciamo così. Quello è un tema che non può essere risolto con un accordo col Messico, ma sappiamo che il Messico è un paese che se diciamo che Roma è fuori controllo in confronto al Messico, ecco, la costa siamo molto oltre anche con temi diversi. Quindi purtroppo fanno molto male e poi però ecco diciamo così, Virginia, tendono, le vediamo oggi, ora le stiamo commentando, però poi ecco, passano oltre e si pensa al giorno dopo a qualcos'altro, ecco. Temo sia sempre così. Chiaro. Carlo, io come sempre ti ringrazio per le tue puntuali analisi e ci sentiamo la settimana prossima. Stai attento ai cinghiali a questo punto e noi ci risentiamo con piacere la prossima settimana. Grazie. Grazie a te Virginia e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie davvero a Carlo Marroni, collegato con noi da Roma per il Sole 24 Ore. Torniamo in studio, torniamo con Alessandro Parisi. Parlavamo un po' con Marroni del tante incongruenze in questo caso della politica. Tra l'altro anche il nostro territorio è sotto lente di attenzione, perché fra poco voteremo per suppletive e quindi in questi giorni ci saranno un po' le ultime passeggiate, incontri dei politici qua nel territorio senese. Tra l'altro domenica dovrebbe arrivare Salvini proprio a Siena. Ma la politica e il mondo della formazione, qui è un tema su cui te ti sei battuto tanto, Alessandro, perché anche qui sembra che ci sia in qualche modo un mismatch, no? Perché le politiche della formazione vanno fatte bene, allora facciamole con degli esperti e funzionalizziamole dove serve, perché se no sono denari e sforzi buttati via. Però purtroppo questo sembra non avvenire, o avvenire in maniera troppo lenta rispetto a quello che il mercato del lavoro chiede, così? Sì, il tema, ahimè, lo conosco da quando ho iniziato a lavorare, quindi diciamo da 30 anni a questa parte. Siamo un paese che avrebbe molto bisogno di irrobustire questo collegamento, direi soprattutto nella fase della formazione degli adulti. Tralasciamo un attimo il tema della scuola e sappiamo che invece le regioni hanno un'autonomia molto forte, molto importante sull'aggiornamento e la formazione degli adulti. E purtroppo siamo molto indietro, siamo molto carenti, le politiche si differenziano da regione a regione, noi lavoriamo con più regioni, però non è che ci siano proprio delle eccellenze assolute da nessuna parte. La mia personalissima opinione è che il grande problema sta nella macchina burocratico-amministrativa. La formazione, se parli con chiunque, diciamo, lavori per esempio anche negli uffici della nostra regione toscana, ti dirà che l'area della formazione è un po' considerata un'area di serie B, dove insomma non si cura, ecco, l'eccellenza né della preparazione né dei processi né delle procedure, e questa è una gravissima carenza che poi vanno a pagare i giovani, che sono ovviamente quelli che entrano nel lavoro e già arrivano diciamo poco preparati e quindi dovrebbero essere invece rafforzati, no? In questo loro processo. Sappiamo che con grande fatica, tra l'altro proprio qui a Siena, sono nati gli ITS e quelli sono stati una risposta intelligente. Tanto, certo. E che dà dei risultati, però purtroppo incidono poco sui grandi numeri. Andrebbe rafforzata questa politica in generale del collegamento fra mondo della scuola e mondo del lavoro.
E poi ritorniamo al tema di prima. Oggi ogni 4, 5, esageriamo, 10 anni cambiano i paradigmi tecnologici e quindi non possiamo non curare gli adulti. Cioè, legioni di persone che vogliono andare a 60 anni in pensione sono anche figli di questa trascuratezza che noi abbiamo avuto per troppo tempo sull'aggiornamento professionale delle persone. È comprensibile che poi gli individui si trovino strani, spaesati, con tecnologie nuove che non dominano, con metodi nuovi, con un modo di ragionare nuovo e che quindi chiedano di essere protetti dal sistema rinunciando, ecco, magari a malincuore, perché ci sono persone che hanno una grande esperienza, una grande competenza che viene appunto dal vissuto e che sarebbero molto utili nei processi anche di cambiamento e di supporto dei servizi amministrativi, però poi devono abbandonare o comunque si sentono scoraggiati. Le politiche di formazione degli adulti, dove tra l'altro le risorse non mancano, cioè l'Europa ci dà tantissimo supporto da questo punto di vista, quindi ci ritornano indietro tantissimi soldi, più di quanti noi ne versiamo, però siamo molto lenti, siamo molto faraginosi, le procedure sono terribili, guarda, fanno veramente a volte passare la voglia di interagire. E se vedo sconsolato te che sei un combattente, vuol dire che è veramente tosta. Allora, un ultimo break, poi rientriamo in studio insieme a Alessandro Parisi e ci collegheremo poi con un'altra azienda del nostro territorio, la Savet, fra poco. Eccoci tornati con il format di Confindustria Toscana Sud su Canale 3. Abbiamo il piacere di avere un grande imprenditore collegato con noi telefonicamente, qui proprio dal nostro territorio, Ubaldo Fiocchi, guida della Savet. Ben trovato, Ubaldo. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Azienda, un'azienda dalle profonde radici qua del nostro territorio, operi però in tutta Italia, hai una grande squadra con te. Ci fai un po' la fotografia dell'oggi, qual è la situazione del mercato che state affrontando, quali sono i problemi che in questo momento ci sono? Alcuni imprenditori ci hanno ribadito la problematicità di trovare manodopera adeguata, altri il caro delle materie prime. Qual è un po' la situazione che tu stai vivendo? Per la pluralità di lavori che facciamo, diciamo che le difficoltà che hai enunciato le viviamo tutte. Viviamo quella dell'aumento dei prezzi, poiché facciamo anche costruzioni elettromeccaniche e di conseguenza stiamo subendo l'aumento dei prezzi delle materie prime che vanno a impattare con i prezzi fissi a suo tempo definiti in fase di gara. Ci auspichiamo per questo che qualche istituzione si faccia carico di questo problema che sta rischiando di pregiudicare l'operatività, poi finisce oltre a quella che si aggiunge della difficoltà nel reperire questo tipo di materiale, farsi anche dalle attrezzature non solo dei materiali ma anche mezzi di trasporto e quant'altro. È un momento in cui si brinda all'aumento dei risultati, ma poi bisogna anche curarsi da dove questi devono nascere. L'aspetto invece del personale è un aspetto annoso. Noi abbiamo circa 600 persone attualmente, 600 collaboratori, dove per la maggior parte sono di etnie varie non italiane, nonostante la nostra azienda sia un'azienda leader nel mercato, in un'attività dove spesso la professionalità fa il valore aggiunto, e problemi che riscontriamo anche nelle unità esterne che abbiamo sia in Spagna che in Romania. Di conseguenza il mondo del lavoro, di chi lavora e di chi lavora manualmente, si sta riducendo a favore di situazioni intellettuali, ma che spesso
pregiudicano anche la qualità culturale, no? Perché tutti vorremmo andare a fare il Presidente della Repubblica, e allora dico, noi ci dobbiamo preoccupare, credo, di dove trovare un bacino di forza lavoro che noi abbiamo bisogno. Io avrei alcune proposte da fare, ma non so se questa è la circostanza. No, no, chiarissimo il punto, Ubaldo. Tra l'altro, durante prima ai nostri telespettatori che proprio la prossima settimana verremo a trovarti in azienda per raccontare da dentro questa grande azienda del nostro territorio. Come vedi e se c'è effettivamente una concreta ripresa, quali sono un po' le tue valutazioni sui prossimi mesi, da qui al fine anno e all'inizio poi del 2022? Ma nel nostro settore noi non stiamo soffrendo, anzi stiamo cavalcando un boom, ma sicuramente un incremento che si ripete ormai da anni. Se si pensa che la Savet nel 2020 ha chiuso il bilancio con più 23% rispetto al 2019, e quest'anno crediamo di superare ancora il 2020 di un 16 proiezioni, dal 16 al 20%. Di conseguenza direi che il mercato è positivo per la diversità di attività che facciamo, ma anche perché gestiamo un'azienda di servizi, diamo servizi alla gente, e riferita proprio a quel settore green che ci auspichiamo venga ulteriormente incrementato. Sotto l'aspetto della disponibilità, ovvero del volume lavori, anche per le tipologie, andiamo dietro ai clienti primari. Come sai, i nostri committenti sono Enel, Snam, Eterna, Acea, Eni e quant'altro, di conseguenza tutte aziende in progressione, e pertanto noi beneficiamo di questa evoluzione. Ubaldo, intanto ti ringrazio e ti faccio i complimenti, perché ci stai raccontando dei dati importantissimi, sia economici sia come forza lavoro che sotto la tua azienda vai a portare avanti. L'appuntamento allora è la prossima settimana, quando verremo a trovarti in azienda a conoscere meglio tutto il mondo Savet. Intanto grazie per la tua testimonianza. Grazie a te, è un piacere sempre sentirti e partecipare a queste iniziative. Grazie veramente a Ubaldo Fiocchi, un saluto ovviamente a tutta la grande famiglia Savet, andremo appunto a trovarla la prossima settimana dal vivo dentro l'azienda. Gli ultimi minuti insieme, Alessandro, senza svelare troppo, perché poi i telespettatori andranno a vedere le riprese che verranno fatte dei lavori di sabato mattina al Politeama. Quali saranno gli ospiti e i top temi che affronterete? Ma allora, secondo me sarà molto interessante, ovviamente non perché è un nostro prodotto, ma perché effettivamente abbiamo cercato di mettere insieme tanti ingredienti, chiamiamoli così, saporiti. Avremo due aziende del territorio che spiegheranno come concretamente si declina innovazione tecnologica e formazione delle persone, per fare in modo che la tecnologia sia qualcosa di veramente utile a chi lavora e a chi beneficia dei prodotti e dei servizi. È un aspetto a cui tengo molto, perché il cambiamento vale la pena percorrerlo se porta dei risultati che siano condivisibili. Come diceva Henry Ford, la tecnologia è tale se porta benefici alle masse, alle persone, a tanti e non solo a pochi, non solo all'elite. Quindi avremo queste due testimonianze. Avremo anche una presenza, diciamo, di un provocatore un po' per natura, che è Alberto Forchielli, che sarà in collegamento da Imola, dalla sua Imola, invece di essere in giro per il mondo come quasi sempre. E quindi soprattutto cercheremo con lui di lanciare un messaggio ai ragazzi, perché è importante che le aziende capiscano come declinare bene Industria 4.0, ma è altrettanto importante che i giovani entrino nel mondo del lavoro accettando questo nuovo paradigma.
oggi si è formati per i primi 3-5 anni di carriera. Poi bisogna di nuovo rinfrescare, a volte ristrutturare le proprie competenze, perché altrimenti vai fuori dal mondo del lavoro. Non c'è nessuna garanzia oggi del posto, non è il tipo di contratto che ti dà la sicurezza. Chiaro. Le persone spesso, i giovani spesso chiedono le sicurezze alle istituzioni. I mercati sono in fibrillazione, lo saranno sempre di più. Tu hai descritto benissimo, hai fatto un quadro oggi perfetto di com'è la situazione oggi, ma questa condizione qua sarà permanente. Ci auguriamo ovviamente non più per cause legate a fattori, certo, pandemici. Esatto, ma questo sarà un paradigma costante. E i ragazzi devono capire che devono muovere, uso un'espressione più edulcorata rispetto a quella che usa Forchielli, muovere il sederino. Allora, noi parleremo di temi, formazione, giovani, mondo delle imprese sabato al Politeama. Io intanto ringrazio ovviamente Alessandro per la tua presenza, un saluto ovviamente a tutte le colleghe e lo staff di CTQ. E per quanto riguarda invece il nostro appuntamento, ovviamente vi aspetto la prossima settimana. Vi ricordo che potete rivedere questa, così come tutte le altre puntate di Step, all'interno dell'apposita sezione della Web TV di Canale 3 o su tutti i social di Confindustria. Grazie per la vostra attenzione e una buona continuazione.